categoria corti vince il primo premio, il film Noi e gli altri. Max Nardani è in sala e lo invitiamo a salire sul palco in compagnia dell'attore Roberto Carrupa, che lo accompagna da Elisa, che premia direttamente il regista Max Nardani del film Noi e gli altri. Noi abbiamo questo premio per te, Fioretta, se ci fai l'onore di prenderlo, per la migliore attrice non protagonista per il cortometraggio Noi e gli altri. Grazie. Miglior sceneggiatura, Noi e gli altri. Max Nardani ritira il premio. Buonasera. Un gruppo davvero affiatatissimo, straordinario, meritatissimo premio. Consegniamo la targa, che è cumulativa ovviamente a questo lavoro straordinario. I film iscritti quest'anno sono stati oltre 160, provenienti non solo dall'Italia ma anche dal resto d'Europa. Il film più votato in assoluto della quarta edizione del Festival Borgo in Corto, che si aggiudica il premio di 500 euro offerto dalla città di Borgo San Dalmazzo, è Noi e gli altri, yeah. Il regista Max Nardani. Complimenti Max. Vince il premio Artelasia Film Festival 2013 per la miglior regia il cortometraggio Noi e gli altri di Max Nardani. Convolto in questo ruolo questa sera, che insomma con molta sorpresa, però sono qui presente per gioire insieme a voi a questa presentazione, a questa terza trilogia di questo grande capoccione genialoide, io direi, perché grazie. Questo ragazzo veramente ogni anno tira sempre fuori via, e devo dire che trova sempre il coraggio di trattare sempre una tematica ogni anno. È straordinario, di attualità, e la bravura di Max proprio sta in questo: ha fatto tre argomenti pazzeschi, l'omofobia, il razzismo e la mancanza di lavoro. Quando ci sono delle tematiche del genere, anche come lui riesce a trattarle in maniera così ironica e non appesantita, riesce comunque a passare il messaggio. Io in prima persona, perché ci sono passata. Volevo ringraziare in particolare Emilia Clementi, che ci ha dato la sua casa per tre giorni, non è cosa da poco. E poi ringraziamo i due protagonisti che non sono potuti venire, anche loro in giro, Caterina Misasi, bravissima, e poi Joseph Advani. Volevo ringraziare la Maison Covery, che ci ha fornito costumi, la costumista Renata Ercoli. Io credo che Max Nardani sia una persona della quale sentiremo parlare veramente in maniera importante. Conclude una trilogia, diventerà un film episodio. Diciamo, tutti e tre gli episodi potrebbero essere dei film. Diciamo, posso dire che questo corto, se è stato realizzato, è un miracolo, perché i problemi durante la realizzazione sono stati veramente tanti. Dal condominio in rivolta quando giravamo, ai cani che scivolavano sul set. Thank you.
non è il primo lavoro che facciamo, e questo però è interessante proprio per questa tematica veramente contro il razzismo, ed è una tematica purtroppo attualissima, sempre raccontata con lo stile di Max, divertente, leggero, ma allo stesso, diciamo, momento anche profondo. Vi presento un regista di un cortometraggio che, diciamo, ha fatto un tour pazzesco. Secondo me il razzismo abbiamo un po' tutti, quando diciamo: oh, è passato un cinese, ah, oh, ma sai, quello ha sposato una russa, ah, oh, è negro, capito? Queste cose sono poi sottili, sottili. Io spero che magari questo corto aiuti un po' anche a tutti voi a trovare dentro di voi un'integrazione, cioè a cercare di guardare gli altri con uno sguardo diverso, anche perché molti di loro sono italiani a tutti gli effetti. Siamo stati in tour tutta l'estate, vero Giorgia? Che ne pensi? No, io voglio dire grazie a Max di aver lavorato con lui, che ci si diverte tantissimo. La grande capacità di Max è quella di, secondo me, di trattare temi sociali importanti sempre con questa grande ironia. Siamo a Sochi, che sarebbe in provincia di Bibbiena, sì. E al festival del BIF. Max Cardani con Noi e gli Altri. L'esperienza di Noi e gli Altri mi è piaciuta moltissimo. Il ruolo che ho interpretato è stato molto divertente, personaggio molto sopra le righe. Avevo avuto paura di caricare troppo su alcune cose, invece ci sono dei canoni che m'hanno veramente sorpreso. Secondo me sarebbe da vedere tutta la trilogia, sinceramente, per capire un po' di quello che parliamo. Vedendo anche lui e l'altro e lei e l'altra, c'è sempre il finale, sempre molto che ti lascia sempre un sorriso. Max ha la capacità di non lasciarti mai l'amaro in bocca, anche se i temi che affronta sono sempre molto tosti. Lui riesce a trovarci sempre qualcosa di positivo, e umanamente lui è così.